Un saluto e bentrovati a Conosciamo i candidati a sindaco, un appuntamento attraverso il quale vi introduciamo i protagonisti della prossima tornata elettorale del 26 maggio. Oggi ci occupiamo di Vallada Agordina, alla mia sinistra Giovanni Tommaselli di Uniti per Vallada, alla mia destra una sedia vuota che simboleggia Fabio Lucchetta, l'altro candidato di La Vallada che non ha potuto prendere parte al nostro incontro. Andiamo quindi subito con Tommaselli, ci fornisce una sua biografia personale e professionale per introdursi ai suoi elettori, prego. Beh, intanto buongiorno a tutti, io sono Giovanni, nato nel 1964 ad Agordo, residente a Vallada Agordina, nella frazione di Cogul in particolare. Sono sposato, ho una figlia anche e faccio parte della mia comunità anche nella vita amministrativa e sociale. Il maltempo di fine ottobre ha colpito tutto l'Agordino, questo quindi è un tema caldo anche per Vallada. Il maltempo di fine ottobre ha colpito tutto l'Agordino, quindi anche Vallada. Ce ne può parlare? Quale sarà il futuro dei lavori nel suo comune? Sì, noi siamo stati colpiti meno duramente degli altri paesi. Possiamo dire che siamo stati fortunati, però abbiamo anche noi dei danni da riparare nel più breve tempo possibile. Dobbiamo ripulire gli avi dei torrenti, ripulire tutti i sentieri, ripristinarli, rifare molte strade silvio-pastorali, ripulire i boschi. Sì, c'è un buon impegno da fare in questo campo. Parliamo un attimo della sua lista, Uniti per Vallada, da chi è composta? Beh, è composta da molte persone attive nella comunità del paese, che si sono prestati anche nell'autunno scorso. Sono tutti ragazzi tranquilli, simpatici e molto volenterosi. Nasce come una lista di responsabilità civica, perché nel nostro comune è presente il quorum per noi matematicamente irraggiungibile. Per cui abbiamo pensato di creare un gruppo in modo da poter avere un'amministrazione in modo che possa portare avanti il discorso del ripristino del territorio e anche tutte le altre cose inerenti ad esso. Questo per quanto riguarda il maltempo, ma quali sono gli altri punti salienti del vostro programma? Beh, il punto principale è senz'altro quello di ripristinare i danni dell'alluvione autunnale, danni di Vaia, che porterà via molto tempo e molte risorse. Poi tenere i servizi senza aumentare le tasse sarebbe già un grande successo. Poi favorire sempre lo sviluppo del volontariato, favorire lo sviluppo turistico anche nella nostra attività piccola, però è molto importante anche a livello familiare. Sarebbe bellissimo poter fare in modo che sviluppare delle proposte di lavoro in modo che ci sia qualche giovane disposto a rimanere sul territorio. Per quanto riguarda il tema dello spopolamento e della presenza dei giovani su un comune relativamente piccolo come Vallada? Sì, questo è un fattore di molti paesi di montagna purtroppo. Tutti quanti per facilità si sposterebbero a valle per comodità, per servizi, per svago anche purtroppo. La montagna è bella, è facile dormire una o due notti, è difficile riuscire a dormire tutto l'anno, è un impegno. C'è la neve, c'è il freddo, però è anche piacevole. Per tenere le persone in montagna serve che lavorino lì, che bisognerebbe costruire insieme a tutti quanti l'opportunità di creare del lavoro e in modo che l'economia poi si basi sul territorio. Infine le chiedo di rivolgersi direttamente ai suoi elettori, ai suoi cittadini per un invito al voto. Sì, io invito tutti i cittadini a venire a votare a Vallada il 26, è molto importante per noi, non abbiamo problemi di quorum, però è significativo la partecipazione. Sappiamo benissimo che governare è difficile e noi sappiamo che un'amministrazione con molta esperienza ha più facilità e ha più
ha collaudata a reperire i finanziamenti per tante cose. Comunque anche noi vogliamo dare il nostro contributo, siamo tutte persone che si mettono a disposizione. Grazie Tomaselli, abbiamo esaurito il tempo, io vi ricordo l'appuntamento con le urne per il 26 maggio prossimo. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci.